Mi chiamo Luis. Ho comprato un cellulare nuovo e si chiama Samsung Galaxy A5 2017. Sono passati circa 3 o 4 o 5 anni da quando ho avuto l'ultimo cellulare e era il momento di cambiarlo perché memoria, batteria, tutto era ora di cambiarlo. Il cellulare vecchio funziona ancora. L'ho recensito anche qua sul canale 4 o 5 anni fa, 3, 4, 5 anni fa. Lo trovate se scorrete nei video vecchi. Però niente, ho un cellulare nuovo e ho scelto questo telefono perché ha una buona fotocamera sia frontale che posteriore. E infatti ha 16 e 16, 16 posteriore, 16 frontale e 16 megapixel. E niente, adesso qui io non sono qui a sponsorizzare la Samsung, solo che sono contento di aver cambiato telefono perché finalmente posso vloggare come si deve. Questo telefono non ha uno stabilizzatore, devo dire questo, è. Quindi quando mi vedete nei vlog, se devo dire qualcosa, la fotocamera è ferma. Però, mi vedete bene, no? Boh. E non ho molto da dire perché non sono abituato a fare vlog, non li faccio praticamente da 3 anni. Con la fotocamera era un po' scomodo e se trovassi tipo un braccio di quelli per tenere il telefono fermo, legandolo a una certa cosa, tipo, sapete quei cosi? Lo tenete così? Non lo so, non voglio un selfie stick sostanzialmente, vorrei qualcosa solo che lo tiene fermo per vloggare, per dirvi qualcosa se mi interessa dirvelo. E se avete dei suggerimenti a riguardo ditemelo perché sarebbe qualcosa che potrei acquistare. Questa è la fotocamera frontale del telefono, sembra che sia piuttosto bene, sto facendo anche un test audio tutto assieme. E il telefono ce l'ho da 24 ore e devo dire che sono piuttosto soddisfatto dell'acquisto. Ha una buona batteria perché 3000 dovrebbe farmi più della giornata. L'ingresso USB è già un tipo C. E 32 di memoria interna, dovrebbe andare avanti un bel po' per via degli aggiornamenti che avranno tutte le varie app dell'App Store, ha già Android 7 al momento e probabilmente si aggiornerà ancora, non lo so. Quindi il fatto che abbia Android 7 vuol dire anche che se io poi voglio fare live dal canale, questo canale, potrò probabilmente, quasi sicuramente fare live perché le applicazioni di YouTube Gaming, Twitch e cose così partono già da Android 6 in su, se non ricordo male ovviamente. Comunque niente, volevo solo dirvi questo e io avrò ovviamente tra pochissimo se non sbaglio la funzione per. Non lo so più ragazzi, io sono ancora partner. Comunque dovrei avere la funzione per fare live anche da mobile, cose che magari altri non hanno. Tutto qua. E quindi è una gran possibilità per me di fare questa cosa e. Niente ragazzi, spero che vi piaccia anche l'idea che mi faccio vedere ogni tanto in vlog. Allora, come sfondi abbiamo bellissimi sticker di mia sorella che ha riempito la casa, perché ovviamente ha 4-5 anni, adesso 5 anni, ha giocato e ha riempito la casa di stickers, disegni e boom, quindi non abbiamo uno sfondo preparato al momento. E tra poco io sto andando anche a lavoro, sì, ho ancora un quarto d'ora, lì c'è l'orologio. E buon, cos'altro da dire ragazzi? Vi ringrazio a tutti gli iscritti al canale finora, vi ringrazio anche perché è bello ringraziarvi durante un vlog che almeno vedete la mia reazione. Comunque vi ringrazio tutti quelli che sono iscritti in questo tempo e tutti quelli che sono entrati sul Discord. Ragazzi, se non siete ancora entrati sul mio Discord fatelo in descrizione, c'è il link a Discord, siamo 1500-2000 membri, sono un bel po' di YouTubers, soprattutto nel mondo gaming. Ma se YouTube si sposta in più a premiare i vlogger, perché no? Io posso fare anche vlog. Nel senso, non ho nessuna limitazione. Avendo fatto 1000 video di gaming, non trovo nessun problema a fare altri vlog. Nel senso, sono aperto a qualunque tipo di video. Purché io mi diverto nel farli, c'è da dire quello. YouTube si sta muovendo verso territori molto pericolosi, soprattutto con video con miniature tipo sono quasi crepato e cose così sono cose veramente brutte da promuovere secondo me, cioè proprio non solo la situazione di Jake Paul, era Jake o era Logan? Sì, il tizio del bosco, comunque avete capito, non è un territorio in cui io vorrei inserirmi nel fare vlog, soprattutto con le miniature tipo miniatura così la mettiamo come miniatura quello, ok perfetto e niente
Cioè, boh, tutto qua. Per ora vi saluto, ragazzi. Idee per il blog, non pizza challenge, se ne so, non è stupido, magari posso parlare anche di qualcosa di interessante. E era un sacco che non ci muovo. La camera è statica, lo so, dovrei muoverla e tutto. Però ragazzi, ci vediamo domani, se mi viene qualche idea, anche breve. A domani. Ciao! E niente, ultima cosa che dico qua, perché appunto è un vlog, io saluto di nuovo poi hashtag che non c'entra niente. Comunque, di salute volevo dire, ho un profilo Instagram dove faccio soprattutto cose riguardanti il mondo della fotografia. È molto diverso dal mio canale YouTube, ma chi mi volesse seguire, adesso che ho anche questo telefono che è un po' più potente, faccio degli edit anche un po' più complicati rispetto a come li facevo prima. Molto molto riguardanti il mondo della fotografia, però non tanto il mondo dell'editing o di YouTube, riguarda soprattutto tipo effetti fotografici, double exposure e effetti particolari anche di mirroring o cose particolari. Ovviamente solo più rispetto all'editing. Un tempo pensavo di fare fotografia proprio scattare io le foto, ma mi diverto di più a editarle che nel scattarle, c'è da dire quello. Da Luis è tutto. Ciao.